terza ondata con la prevalenza della variante inglese al Covid-19 anche all'ospedale maggiore di Cremona. 90 i pazienti ad oggi ricoverati con età media in diminuzione rispetto a prima, vale a dire tra i 40 e i 60 anni. Siamo in aumento da ormai da 15 giorni, siamo passati da circa 40 pazienti a 90. Forse si può chiamare terza ondata, nel senso che il virus prevalente oggi è diverso rispetto a quello che era prevalente fino a 2 settimane, 3 settimane fa. Cioè, adesso si sta diffondendo il virus cosiddetto della variante inglese, quindi è in realtà una cosa un po' diversa, una nuova pandemia, se vogliamo entrare nell'analisi virologica forse più corretta. Abbiamo pazienti più giovani, ma questo probabilmente non dipende, perlomeno per quello che possiamo dire, non credo dipenda dalle caratteristiche del virus, perché in letteratura scientifica non sono segnalate differenze significative di questo virus rispetto al precedente in termini di popolazione. È un virus un po' più aggressivo, nel senso che la mortalità aumenta del 20-30%, ma la mortalità globale, quindi la mortalità che è dell'1,5, probabilmente arriva all'1,8-1,9%, rimane sempre molto bassa. Quindi non è l'incremento della mortalità che fa la differenza, ma è l'incremento della contagiosità, perché questo virus è più facilmente trasmissibile. Rispetto alla pandemia di marzo, la situazione è ancora, diciamo, fantastica, però è una situazione complessa, nel senso che abbiamo 90 pazienti ricoverati su circa 400, per cui è per l'ospedale e per il sistema è un impegno significativo, anche se a marzo dello scorso anno ci trovavamo in una situazione disperata, non impegnativa.